Signore e signori, vi preghiamo di mettere il cellulare in modalità silenziosa perché stiamo per cominciare le registrazioni di Canzonando, una produzione Roba Forte in collaborazione con il birrificio delle officine ferroviarie Corto Corto e Radio Flash. Flash. Ma cosa è successo? Ce l'hai dimenticato. Ma cosa fa? È arrivato il dottore, un po' di me. Cosa c'è? Sempre un po' dimesso. Mi stai guardando come se fosse, non so, un extraterrestre. No, ma per carità, a parte che mi piace la scollatura, diciamo, non me l'aspettavo, però ecco. Bene, allora qua. Lei sa che io sono in tema con le serate. E allora cos'è? Quando, non so, fare un esempio, ha cantato David Bowie, mi sono vestito da donna. E stasera no? Non è vero, comunque. Quando abbiamo fatto i Beatles mi sono vestito male. Non l'abbiamo mai fatto. Sono vietati. Era solo per dire che non si è mai vestito male, dottore. Perché siccome non so, no, sono irriconoscibili per me, non riesco questi Beatles, a decifrarlo. Sì, sì. Va bene, allora abbiamo, io non vedo niente, ma c'è pubblico, c'è. Sì. E allora fatevi. Li provoco. Mamma mia, che vanitoso. Che ma no, li provoco per sentire se c'è, per sentire se c'è pubblico oppure non c'è nessuno. Va bene, allora, cari amici, ben innanzitutto grazie di essere qui insieme a noi e benvenuti alla ultima sessione eliminatoria di Canzonando. Voi sapete che cos'è Canzonando, è una sfida, praticamente è la presa per il culo dei contest, dove sono due artisti, due gruppi, due cantanti, via dicendo, sono in contrapposizione. Allora noi abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo 9 campioni, con stasera arriviamo a 10 campioni, perché tra... Campioni. Campioni. C'è una voce da sotto che ancora ma non è stata neanche presa. Non abbiamo ancora fatto niente. Scusate una. Quando c'è il pubblico ti prego di non sgridarmi dalla testa. Va bene, stavamo dicendo, siccome è l'ultima puntata eliminatoria che vedrà contrapposte una cantante, come vogliamo chiamarlo? Una cantante, fa le canzoni. Cantava le canzoni, chiaro. Canta le canzoni, ecco, che non ha scritto lei. Infatti non è una cantautrice, Cosa hai detto? Una gridazzara? Sì. No, ho detto non è una cantautrice. È una gridazzara. Va bene, contrapposta con... Non ha detto il nome! È vero, ragione, dica il nome almeno. Madonna mia, ma come Pignolo. Ma non è Pignolo. Ma è per fare le cose giuste, scusa. Ma guarda che lì nella parte del notaio è spietato. Ma bisogna essere così. Ecco, dobbiamo fare le cose eque. Ecco, io immagino quando fai i roggiti quanto è cattivo lei. È da provare. Va bene, tra l'altro vogliamo dire che abbiamo anche, lo dico ogni volta, però è giusto ricordarlo, abbiamo anche il notaio in sede, quindi se qualcuno si è comprato qualcosa, ecco, non ha avuto tempo di fare il roggito oggi pomeriggio. C'è tutto dalla borsa, i documenti. Ecco, quanto prende per un roggito? 60 euro. Molto buono. Cazzo, molto io buono, pago così. Di più a fare l'orla ai pantaloni. Che... 60 euro ce la caviamo, ma va bene. Perché siamo stasera, in amicizia. Perché è l'offerta di infatti, stasera. Cioè, Madonna, quante donne mai. In prima fila, poi, guarda che bene. E poi a me le donne con gli occhiali, quante hanno gli occhiali? Ma la smetta! Bene, sono tutte per il notaio. Infatti. Lo presentiamo, non lo presentiamo. Poi gli chiedo il numero di telefono e si mettono a ridere. Vabbè, non parli per favore con altri. No, stiamo per presentare anche poi. Non abbiamo presentato ancora nessuno. Non abbiamo fatto nomi ancora. Comunque, contrapposta alla. Marta Bertè, come si chiama? Loredana Bertè. La Loredana Bertè c'è Ricky Martin. Ma perché? Sento tanta ignoranza in piccionaia. Scusate, posso fare un appunto? Cioè, finora non si era mai verificato che facevamo una gara contro un uomo e una donna. Come no?
Come? Non quando abbiamo fatto... No, no. Quando abbiamo fatto Carosone contro David Bowie. Ma... E appunto, ma... allora adesso... Ma è uomo quello, mi scusi, adesso, dai, per fare le cose... Per fare le cose giuste, non era meglio che al posto della Bertè veniva Cristiano Malgioglio? Almeno erano due donne. Va bene. No? Allora, senti, ma lei perché deve essere così greve? No. Così cretto? Va bene, allora... Non era giusto fare l'applauso prima per un artista rispetto infatti, a questo, infatti, forse voleva dire il notaio. Lei l'ha chiamato. Sì, scusa un attimo, scusa. Ho paura che ero io. Non mi devi richiamare davanti al pubblico. Ma non era un richiamo per lei. Ci rimango mai. Ma non era un richiamo per lei. Lo facciamo quando siamo soli. Sì. Va bene, allora io direi di fare la sigla che così poi iniziamo a presentare gli ospiti della serata. E va, e ciù. E 1, 2, 3, 4. Amici e amiche, radioascoltatori presenti e astanti, siamo pronti a presentarvi i protagonisti della serata, a partire dal nostro notaio, l'avvocato nonché notaio Renato Arzenton Lobue. Grazie! Abbiamo uno storico che inviterei ad avvicinarsi, ovvero il dottor Giorgio Olmotti. Ah, due ne ha adesso, due. Ah, era in riserva, era. Scusa. Scusa, perché scambia questa serata per un night? Cioè, se ne arriva là, sembra veramente... dottor Pautas mangia e beve a spasso con l'alcol in mano. Scusi, non siamo di Giancarlo. È un'antica tradizione dei traci bere prima di ogni evento. Ecco, allora... Vorrei sottolineare che in prima fila ci abbiamo le Gianluca dell'altra volta. Te le ricordi? Ah, è vero, le Gianluca. Si ricorda di... Si ripropongono prepotentemente. Però non è niente male sto Gianluca, devo dire. Porca miseria, che fila! Ah, c'è anche una piccola creatura, quindi ha fatto bene a farla vedere che stasera, ecco, facciamo. Ricordiamo. Perciò si ricordi quello che comunque, dice. Sì, non foto. A 36 anni sono dei sì, problemi. Anche se io dico sempre no pictures, no movie, no children, no animals. Basta. Questo, però tanto neanche però, questo funziona. Comunque, però alla creatura facciamo un'eccezione, perché... Io volevo dire, Olmotti, mi dica. Allora, stasera abbiamo una sfida importante. Devo prendere il quaderno, sennò porta sì, prende il quaderno. Poi abbiamo anche un ospite che dobbiamo presentare. Sì. Però aspetta, sto vedendo come tira fuori il quaderno. Dove c'aveva il quaderno? Il quaderno si nello zainetto. Comunque ho portato un quaderno rilegato senza le orecchie. Meno male, perché l'altra volta faceva veramente schifo. No, si portava adesso un quaderno. La Tiger l'ho comprato, è bellissimo. Bel quaderno, sì, sì. È di suo figlio, perché c'ha il nome del figlio. Non è il suo. Ma no, adesso realtà, che c'è. Ma lei non lo deve dire, queste cose. Va bene, ma la ci sta. 1, 2, 1, 2, 3. E abbiamo anche un ospite musicale che ho il piacere di andarvi a presentare questa sera. Proprio stasera dovete invitarlo, questo che canta bene. Vabbè, perché l'avete fatta apposta. L'avete fatta, cosa non... l'avete fatto apposta? E che lei significa? Non la poteva invitare la serata contro David Bowie? Non potevamo fare la rettore contro David Bowie? Non lo potevamo ma fare. Ma la faremo anche, chi lo sa, sarà una bella sfida. Invece proprio stasera la rettore. Ma perché la prende? Ma non è la rettore, ma io questa Bertella non la conosco, ma deve non è essere... la Bertella, è la Bertella. Ma lei non deve fare queste cose, comunque, non vale. Comunque, scusi, comincia di rigrare. E giù, e 1, 2, 3, 4. Questa sera abbiamo come ospite musicale una grande ugola. Lei è stata cantante delle Fanghi Lips, ha militato in tanti gruppi, ha fatto la solista per tanti anni e questa sera abbiamo il piacere di ospitarla qui sul palco del Canzonando, del Birrificio. Accogliamo con un grande applauso la Robertina Magnetti!
Mamma mia. Già. Sì, meno male, dottore. Io sono sicuro io che sono contento di questa lezione pubblica. Abbiamo finalmente anch'io sono una contento. Donna. Io sono contento. Io sono sicuro che se avessimo chiamato la Bertè non esultavano così tanto. Non è vero, non dico così. Va bene, comunque abbiamo anche la Robertina. E ringraziamo anche la parte tecnica, il nostro fonico. Facciamo un grande applauso per il nostro, ecco, fatevi sentire, Bruno Ferreira. E per il nostro tecnico ormai da tanti anni che ci segue, ovvero Sergio Livatto, la tecnica. Questa è Canzonando, io direi di andare con la sigla, e one, e giù, e one, giù. Tre ore che va con la sigla. Ha voglia di andare a tempo. Canzonando. Fate un applauso. Allora, siamo pronti a fare la gara, ma prima, come sempre, ormai abitudine, io volevo chiedere un paio di cose per capire che cazzo di pubblico abbiamo questa sera qui di fronte a noi. Allora, quanti si informano in maniera superficiale, che quando sentono un servizio alla tele che parla di Cina, guerra e dazi, dicono alla moglie: minchia, siamo andati, vai a fare la coda al Conad a comprare acqua, pasta e zucchero, che la Cina è entrata in guerra contro i dazi, pensando che i dazi siano tipo i tragi. L'antica popolazione. Quanti? Nessuno. No, ci sono. Quanti credono all'amicizia ma non si sono fatti la donna del suo migliore amico solo perché è vedovo? Quanti alla domanda ci sarà vita su Marte hanno risposto sì, ma non come Ibiza, eh? Quanti credono che Silvana, a forza di mangiare spade, ha nell'intestino crasso l'armeria di Palazzo Madama? Non alza nessuno la mano. Queste vecchie. Quanti prendono la pizza da Fudoro pensando che le arrivi calda? Ma chi cazzo te la porta? Cipollini. Hanno alzato la mano. Sì. Va bene, abbiamo il pubblico nostro, ho capito. Il pubblico che ci meritiamo. Va bene. Giorgio Olmotti, questa sera c'è una sfida importante, l'ultima sfida della infatti nostra... è preoccupato. La vedo più che altro preparato, la vedo preparato alla faccia di quello che ha studiato. Sì, soprattutto perché ho saputo i titoli delle canzoni un mucchio di tempo fa. Sì, ho lavorato molto. Abbiamo detto cosa erano, le 6:30, 7:00. Erano già le 7:00. Mentre mi avete detto: vuoi pollo fritto o vuoi sapere le canzoni? È stata questa. Però tu hai detto prima pollo fritto. Va bene, Olmotti, abbiamo due artisti differenti di fronte, sì, ma che vengono, come dire, c'è un punto di contatto. La voglia. Sì. Beh, certo, c'è un punto di contatto. Li abbiamo visti in televisione tutti e due, per esempio. Certo. Vede, già questa è una cosa. Infatti, hanno indossato pantaloni aderenti tutti e due. Anche questa è una cosa, vera. Sì. Li abbiamo visti in televisione, tra l'altro, stavo dicendo Sandy Martin, ormai siamo... Ricky Martin, tra l'altro, suonava in una boy band in Mare Profumo di Mare, come si chiama? Love Boy. C'è una persona ancora lucida. Perché ho detto, come si chiama? E voi mi avete tutti guardato rimanendo lignei nella vostra... Sì, ma lei deve dire cose che lo tirano su, non delle cose che lo tirano giù. Scusi. Adesso parlerò con voce suadente per dire delle cose che lo tirano su. Sostanzialmente sì. C'è un'ipotesi storiografica, possiamo anche in qualche modo metterla in campo. Noi stiamo parlando di Loredana Bertè e stiamo parlando di Ricky Martin. In qualche modo stiamo parlando di
di un mondo che sta cercando di liberarsi, sta cercando di liberarsi di un fardello significativo. Cioè, partiamo dal presupposto che lei continui pure a fare così. Sì, ma perché lei parla così, annoisce, ma parla benissimo. Infatti. Io sono abituato a stare con lei, lo bue, quando sento uno che parla bene così mi si apre il cuore, mi si apre. Solo il cuore si apre. La signorina ha voglia di fare la statua di sale tutta la sera o ogni tanto si ma scioglierà. Si faccia gli affari suoi. Ah no, la vedo, ma anche non si preoccupi, la vedo intristita, ecco. No, vabbè, odia Ricky Martin, me l'ha detto prima, infatti, ha detto, no, minchia, va bene, allora poteva venire un'altra serata, signorina, va bene. Comunque. Ma non va appena parlare di Ricky Martin, se c'è qualcuno, magari è venuta a parlare per te. No, detto così sembro permaloso. No, ma va! Sai che ho notato, adesso lo dico così un po' imparzialmente, cerca di metterti in cattiva luce. Guarda, non ne parliamo perché io non ho presentato il gruppo, noi siamo i Marciano, volevo presentarlo dopo, siamo un trio e siamo un gruppo socialista, siamo l'ultimo gruppo socialista. Questo weekend abbiamo avuto le primarie. E non ti dico che mal di panza che abbiamo tutti e tre, perché ci siamo scannate. Vi comunque siete votati reciprocamente le primarie? E chi ha vinto? No. Abbiamo, niente, nessuno ha mollato, nessuno ha mollato. Ognuno perciò pari. Ognuno ha votato se stesso. Avete tre devo correnti. Essere sincero, da mai un voto me lo aspettavo. C'è molta fiducia comunque. Niente, bene. E adesso abbiamo la seconda perché... La seconda ondata? Perché abbiamo la seconda, tra due settimane abbiamo la seconda... Sì. Le secondarie. Le secondarie, sperando... Vanno avanti tanto. Sperando che... Non faccia il cretino, vada avanti un monte. No, tra l'altro dovrò arrivare. No, in qualche modo sono. C'è qualcosa che realmente e seriamente. Seriamente è una parola grossa. Può legare Loredana Bertè a Ricky Martin. Loredana Bertè e Ricky Martin sono due grimaldelli significativi per il mondo che sta cercando di liberarsi di un fardello significativo. Non è nemmeno il fardello della crisi degli anni 70, della crisi petrolifera, di quelli che vengono definiti gli anni di piombo. È qualcosa di diverso. Pensate che allora, le canzoni che ascolteremo, quelle di Loredana Bertè, partono nel 79 e vanno, lei inizia nel 75, lei inizia prima come attrice, ma anche Ricky Martin inizia come attore. E in qualche modo attraversano un mondo piuttosto segnato da un'altra epoca, da un'epoca buia. Mentre Loredana Bertè canta In alto mare nel 1980, l'Italia sta facendo i conti con il corpo di Moro che l'anno prima viene trovato in via Caetani dentro una Renault 4. E quindi sapevo che c'entrava lei. Ma non c'entra niente. Cioè, credo sia andato in prescrizione il reato. Infatti. Poi scherzate, io avevo una Renault 4 rossa, mi fermavano continuamente. Il poliziotto si era messo, ci sono dei poliziotti che fermavano, che si era messo in testa che chi aveva la Renault 4 rossa c'aveva. Volevo comprarmi un gonfiabile, no vabbè, è una storia brutta. Ormotti, andiamo sul testo, ecco, sta di fatto che rispetto a questa ipotesi di lettura del tempo, che le canzoni quello ci danno una lettura dello spazio e del tempo. Loredana Bertè in Italia, Ricky Martin è in Messico. E in Messico, ma anche in America. Lui è portoricano. Che dobbiamo fare il pezzo lui di è portoricano. Fai molto Ricky Martin. Diciamo. E lui è portoricano, per cui ha la cittadinanza americana. Poi avrà anche. Cioè, in qualche modo sono due mondi che si confrontano, ma si confrontano per uscire. Pensate che mentre appunto trovano Moro in via Caetani, in Italia, il secondo paese oltre agli Stati Uniti, esce La febbre del sabato sera. In qualche modo. Si cerca di scrollarsi tutta quella roba lì, tutta quella cappa che in qualche modo gravava sui nostri gesti, sulla nostra quotidianità, una quotidianità scandita da anni pesanti, da anni, era iniziato nel 60, era iniziato con la strage di Piazza Fontana, per cui con apparati dello Stato deviati. Come faccio a parlare di queste cose parlando di non Ricky Martin? Non lo so, è lei che si è andata a infilarsi. Mi sono ficcato in un cazzo Ormai di ginepraio. Sentire lei che parla di Ricky Martin è come sentire Juncker che parla di centrifugati, In alto mare nel 1980 è la canzone che in qualche modo vuole restituirci quella dimensione dell'abbandono. Lei è nel mare e si abbandona completamente. È un po' quello che succederà, lo vedremo dopo, con la coppa della vita, che è il calice della vita a cui si beve a pieni sorsi, perché si attinge
alle nuove risorse che pure ci proponiamo. Basta, dimentichiamoci, come diceva John Fogerty, lo sapete John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, la musica, la musica non è per il cervello, è per le gambe. Ecco, siamo nel pieno dell'abbandono, la musica ora è per il corpo, non è più per la mente. E il mondo forse per il corpo non è più per la mente. È vero. Da questa illusione degli anni Ottanta, che cazzo dice, è vero? Che... Da questa illusione degli anni Ottanta non è che ci libereremo, ma i sogni muoiono all'alba e noi ci sveglieremo guardandoci attorno e capendo che c'è solo un camposanto bombardato. Però per adesso siamo in alto mare e ci lasciamo trasportare. Oh. Giorgio Olmotti è un poeta, è un poeta, è un poeta, poeta. È un poeta, va bene. Poeta. Giorgio, sei un grande. Adesso è arrivato il rito. Noi dobbiamo sentenziare, noi dobbiamo decidere. Chi deve cominciare per primo? Esatto, chi deve decidere? E abbiamo un metodo scientifico. Sì. Cioè la monetina. La monetina. Allora lei la lancia in testa. 2 euro oggi. Testa Ricky Martin e croce Loredana Bertè. Sì, ci stanno di più. Croce la Bertè, sì. Testa inizia quel Ricky Martin. Inizia Ricky Martin. Inizia quello Ricky Martin. No, volevo dire Ricky. Non lo dire, non lo dire. Va bene. Ma come partiamo con Ricky Martin? Con quale canzone partiamo di Ricky Martin? L'ho detto. Coppa della vita. Ah, la coppa della vita. Questa qui come partiamo? Va bene. Non mi ascoltano proprio. 1 2 1 2 3 4 Tio, ale, 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 go, 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 ale, ale. Aspetta, rifacciamo un attimo. A nome della direzione chiedo scusa, chiedo scusa a nome dell'umanità. Posso spiegare, mi lasci spiegare, perché lei giustamente, siccome lui è molto proprio appassionato di musica non newyorkese, newyoricana, cioè di Porto Rico, New York, allora prima... mi ha corretto e questa all'inizio dice tu, io dicevo io, invece Gio, perché non è spagnolo, non è spagnolo. Ho avuto un blocco. Tu, Gio, ma non so perché il pubblico ride, lei. Io pure mi e questo è, però devo farlo così, quindi notaio, invece di ubriacarsi. Questo è sabotaggio. No, che lei lo sta facendo sabotaggio. Va bene, sì. Possiamo ripartire. Tanto è tutto segnato sopra, abbiamo il VAR. 1 2 3 4 Tu io, ale ale ale. Go go go. Ale ale ale. Arriba va. Il mondo sta de pie. Go go go. Ale ale ale. La vida es pura pasión, hay que llenar copa de amor. Para vivir hay que luchar, un corazón para ganar. Como Caín o Abel es un partido cruel, tienes que pelear por una estrella. Consiguen con honor la copa del amor. Para sobrevivir, lucha por ella, sí, lucha por ella, sí, lucha por ella. Tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, ale, ale. Arriba va, el mundo está de pie. Campeón, la vida es la bendición, la ganarás, go, 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 tu signo natural, a vencer a tu rival, tiene que pelear por una estrella,
sin el color, la copa de amor. Para sobrevivir, lucha por ella, sí, lucha por ella, sí, lucha por ella. Fare gesti, sì, ma però, non esageri, non vale fare gesti. Cosa? E lei non vale fare gesti al pubblico. Ma il pubblico è recitato. Ma lei si deve solo limitare a cantare, a suonare e basta, non a incitare il pubblico. Vabbè. Non vale. Vabbè, adesso incitare, fanno un po' scaldare. Io le chiedo scusa, ma fa parte anche del mio temperamento. Sì. Allora io quando non l'avrei mai detto. Però. Quando sento Ricky Martin non capisco più un cazzo. Io. Divento pazzo, divento. Va bene. Va bene, allora questa era la coppa della vita. Allora, contrapposto a questo pezzone della miseria, sì. No. Che era stata anche la sigla di un campionato del mondo, quello 2014 in France, France 2014. Ma cosa c'entra? 1998 è stata vero la sigla. Vabbè, del... vabbè, cioè, dai. Ha vinto la Francia quei mondiali. Quei mondiali li vinse la Francia perché era anche caricata da quel... oh, da Ricky Martin era caricata. Cioè, cos'era il 2008? 1998, cioè, 98, in realtà poi viene proposta 1998. Tra l'altro, appunto, non parla della coppa, parla proprio, ci sono, parlavamo prima di significati e significanti. Parla proprio, è la coppa, è il calice, in qualche modo è il Graal, ciao, saluto anch'io, è il Graal al quale possiamo accedere per manco decidere... Manco li conosco, scusa, salutato, forse ho sbagliato. Vabbè, ma... La... no, no, non mi hanno salutato. Come vi chiamate? Volete... King, lo conoscete? No, perché... Se no, ah, sì, sì, ti conosco. Voi, è vicino di casa. Eravate al Ferrante Porti insieme. Ma non disturbi. Ma che Ferrante Porti? Ah, mi stavo specchiando, prego, E non mi ricordo, comunque la coppa era in senso proprio, c'era cioè un senso simbolico piuttosto significativo, appunto, il riferimento è proprio al Graal, è la coppa della vita, tu scegli quanto bere, quanto, quindi quanto assumere della vita e di conseguenza assumendoti anche la responsabilità del vivere, del respirare. Invece in alto mare è proprio la consapevolezza dell'abbandono. Proprio zero. È in alto mare. In alto mare. In alto mare. Perché se cambiamo se la scuola differenziale, la signora Bertè non si trovi su agio. Non lo so, lo chiede perché. Ma vabbè, se vogliamo qualcosa più rassicurante, facciamo con la bassa marea, cioè però è in alto mare. Comunque, in alto mare, è questo abbandono alle onde, al corpo, è qualcosa per cui non riesci più. Forse hai già bevuto dalla coppa della vita e adesso ti godi questo abbandono, sì, questo sole, un po' in alto, questa salsedine che ti mangia la pelle. Ma l'ho già detto, mi sa, per quell'altra volta. E allora, grazie a Giorgio Ormotti. L'orchestra è pronta? Prontissima. E allora, io non mi rimane solamente che dire: one, two, one, two, three, four. Pescamos nella fantasía, pietre verdi di Bahia.
Adesso è arrivato il momento di votare. Se chi ha applaudito adesso non può votare. No, adesso non c'entra niente. È da adesso che c'entra, perché adesso voi sarete chiamati a votare o per l'uno o per l'altro. Ricordo che si possono votare solo un artista, non tutti e due, perché abbiamo il VAR che controlla tutto e fate attenzione. Allora, adesso votiamo Ricky Martin con La Copa della Vida. E adesso invece aspetti un attimo, sì. No, siete dei bastardi. Scusi, lei è notaio, non è che la corrida, a chi non dovesse piacere Ricky Martin chiuda la bocca, non applaudo, non è che deve fare ma mica ha fatto niente lei. No, è rispetto a un uomo che ha venduto un uomo per dire, ma come un uomo per dire, con un solo singolo ha venduto tutta la vita che ha venduto la Francesca per te, e chi se ne frega. Non è vero. Però lei non deve puntualizzare queste cose, ma adesso cosa c'entra? Ma infatti, perché stavamo votando, cosa c'entra? Ma non si esponga adesso, scusa, cosa si espone? Cerchi di rimanere neutrale. Infatti, scusate un attimo. Giorgio, ti ho detto mille volte che davanti al pubblico non mi devi riprendere, perché io poi ci rimango dietro. Però faccio una figura da scemo davanti a sti quattro, a questo pubblico, e non è abituato. Va bene, allora a questo punto dobbiamo votare per Loredana Bertè con il pezzo In Alto Mare. Non c'è paragone. Ma cosa dici? Non c'è paragone. Se la giocano un po' alla pari. Ma che se la giocano? Ha vinto Loredana Bertè. Ma cosa? Mandate dall'Otorino a farmi mettere a posto le orecchie. Ma il notaio non può far così. Ma come? Però, è così. Il notaio deve avere un atteggiamento un po' più distaccato. Ha vinto Loredana Bertè 1-0. Vabbè. Sono sordi, non lo so. Ma è solo l'inizio. È l'inizio, ha ragione. E infatti, ci sono ancora i supplementari. Ha ragione. Stiamo parlando di due grandi artisti. Anche lei l'ha detto. È solo l'inizio. Cosa c'è?
No, lei è Nancy. Lei chi? Robertino. No, perché a volte dice lei, dice no, ma lei parla così perché gli brucia il peperone che ha vinto Loredana Bertè. Guardi, a me brucia il peperone perché ho mangiato la lapegno, secondo la cosa. Va bene, allora cari amici, è arrivato il momento. Si vede che è un ambiente notarile, però. Sì, ti brucia il peperone. Si dicono queste cose. Sì. Va bene, cioè. Allora cari amici, è arrivato il momento di parlare dello sponsor. Ma quale sponsor? No, interessante. Ma se c'è uno sponsor, cioè, dei soldi solo lui, cioè, prendiamo. Ogni settimana c'è uno sponsor. La scorsa settimana c'è stata la pastiglia, quella, no, la pastiglia, no, Candelina. La scorsa settimana era la scarpa. No, la scarpa. Mi sa che era la bacchetta del Mago Merda. Ah, ecco, la bacchetta del Mago Merda, perché era il periodo di carnevale. Donata. E allora, cari amici, per stasera, tutti gli amanti del collezionismo, quanti di voi sono collezionisti, sinceramente, cioè che amano... Ma che cosa? Cazzo, no. Che pubblico, cioè. Ma di qualsiasi cosa, di francobolli, di farfalle. A me mi dà solo soddisfazione la piccionaia. Piccionaia e te. Mamma mia, vede la io lo so, la piccionaia è vicina a Ricky Marte, la piccionaia. Ma la smetta! Devono far casino però allora. Va bene, allora cari amici, finalmente torna un grande sponsor da collezionare, ovvero? Ovvero? I Napulotti. Eccoli qua, i Napulotti. E lei c'ha la casa piena di quelli. I simpatici simpatici papuzzetti da tenere in casa. Questo è ideale da mettere, papuzzetti. Ecco, sullo specchietto retrovisore, carino. Sì, vai. Ecco. O anche essendo papuzzetto, questo sta bene sul letto, sui divani, dove c'è da non fare un cazzo, il papuzzetto sa. Sta bene, chiaro. Li fanno con la barba i baffi? Sì, sì. Questo è Vito, il Napulotto Vito. Guardate che bello, coi capelli, l'unico bambolotto con i capelli tinti. Guardate che roba. Ecco. Vito è un gran maleducato, parla coi rutti e fa tanta aria che spesso la incendia anche con la bic. Provi a mettere Vito di schiena, fa più aria di un ventilatore, Se tu vai lo tieni in macchina con Vito, ma che schifo, poi, ma attenzione, Vito non deve mai sgridarlo, altrimenti scappa di casa e ti scrive vaffanculo con una sola F con l'Antonioli sul cofano della macchina. Perché Vito è fatto così. Vito beve, mangia male, ha il colesterolo dell'orso Balù. Che bello passare le notti al pronto soccorso della Medeo di Savoia con Vito con la fleba e voi di notte a farvi un culo così e Vito alle coliche. Ai, mamma, ecco, provate a portare dietro allo scooter Vito fa subito uno scippo, ecco. Ma attenzione. Ci sono delle attenzioni, ecco, c'è sempre dell'attenzione, ecco. Non tenere mai Vito in cameretta con gli altri giocattoli, ecco, tienilo in cantina, tienilo separato, altrimenti Vito va a cagare nel cesso della casa della Barbie, lo ottura e deve spendere 150 euro di dita di sporco perché Vito perché fa gli stronzoni. Ma la smette di fare. Vito è l'unico papuccetto, ecco, che tra tutti quelli del reparto, è vero, di Mondo Bimbo, ecco, del negozio di bimbi, Vito è quello che ha l'ISEE più basso, quindi è l'unico papuccetto che potrebbe accedere anche al reddito di cittadinanza. E poi è un investimento col cazzo che Vito accetta tre lavori. Basta uno. Ecco, Vito a 23 anni fa ancora la seconda alla Zerboni, figurati. Va bene, allora cari amici, tutti insieme collezioniamo i simpatici papuzzetti, i Napulotti da collezionare. Corri in tutti i negozi, questo è il claim. Corri in tutti i negozi ad acquistarlo, è un'idea giochi preziosi. Perché ride? Perché è un'idea, giochi preziosi. Vito, i papuzzetti, i Napulotti. Fate un applauso.
Ma che claim è? Non c'è neanche la rima, che è? Sì, non è che ci deve essere. Ma cos'è, un tamagotchi quella roba? E lei lo tiene da conto, eh? Ma è una sciagura quella roba. Ognuno ha il papuzzetto che si merita. Infatti. Io ci ho visto. Va bene, questo era proprio un intermezzo per poi passare alla seconda transe. Era per rompere il ghiaccio. Sì, sì, è per passare alla seconda transe. Chi abbiamo della seconda transe? Io mi chiedo, dopo 30 anni di onorata carriera, di scene, palchi, perché divido il palco con un napulotto? Un papuzzetto. Un papuzzetto. Perché noi abbiamo lo sponsor. È lo sponsor. È lo sponsor. Scusa, sì, c'è un motivo commerciale. Allora, io dovrei dire delle cose. Il mare d'inverno è la canzone. No, ma facciamo prima la Bertè o prima... No, è sempre prima Marti. È sempre prima Marti. Prima Marti. Sì, lo so, ma Martina. Non si confonda. Allora, la vita loca, forse la vita loca ha un'attinenza con quello che ci sta capitando adesso. Cioè, nel 1999, Ricky Martin, che ha questa caratteristica che vi voglio... Siamo tra di noi, non lo so. Che caratteristica? Io so dove vuole arrivare, notaio... Eh no, sono curioso. Ricky Martin ha la caratteristica di riuscire nella sua carriera piuttosto complicata, cioè complicata, è vero, ha venduto milioni, milioni, milioni di copie, riesce a fare centinaia di canzoni. Ragazzi, io vi sfido a trovare un qualunque contenuto plausibile all'interno della canzone. Fa sempre yeah, 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 oh, 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 yeah, yeah. Cioè, la Bertè al confronto sembra il Nobel, ma non per la letteratura, per la biofisica, per quelle robe... È una roba, e per cui diventa difficile per me. Ma no, perché se lei dovesse chiedere invece al dottor Lo Sapio con chi lavora Ricky Martin, tira fuori il No, sì, no, io parlo solo delle canzoni, dei testi. Poi, sì, però lei Martin... non si deve mai fermare alla superficie, sì. Deve sempre andare a fondo, deve andare a fondo. Ricky Martin vanda delle collaborazioni con musicisti che la Bertè, voglio dire. No, questo è vero, questo è verissimo. E lui stesso canta bene. Bene, come il cielo. Ma la smeda non vale così, eh. Va bene, era per... La Bertè c'ha avuto il Ruggeri, c'ha avuto Fossati che comunque hanno scritto. Bene, ma non ha niente a che vedere con l'arrangiatore, ecco, Serge Giorgi, l'arrangiatore di Ricky Martin. Stiamo parlando e quello di arrangiato. Ecco, però voglio anche dire che la Bertè, insieme a Mia Martini, insieme alla sorella, esordisce nella canzone come corista di Chico Buarque. Cioè lei inizia proprio con la musica latinoamericana e poi va in Brasile a prodursi da sola Carioca, che è questo disco in cui lei in qualche modo fa un viaggio nel jazz, nel funky, e non me ne frega proprio niente. No, me ne rendo conto da solo. Sì, sì. Sento che c'è proprio un calo della tensione. Ma no, cioè, che il pubblico è attaccato tanto alla stasera alla vita loca. Mai, no, alla competizione, un sì, pubblico sì, sanguigno. Però cazzo, lei è bravissima. No, io adesso non voglio. Quando canta lei, no, siete allo stesso livello. Sì, va bene, sì. Ma però lei è molto più brava, cioè. Sì. Va bene, ma questo non dovrebbe dirlo lei. No, ma in senso ecco. Lei come mai non tira fuori il cartellino giallo? A me ma già monito. Però si può fare, no? Non avevo problemi. Ha detto qualcosa? No, mi comporto come il napulotto. Non ho fatto niente. Fatti. Comunque, detto questo, La vita loca è 1999, è uno degli inni di questo. Cioè, Ricky Martin si propone per questa roba qui, scegliamoci. In realtà lui ha una vita piuttosto complicata, controversa, abbandona spesso le scene per poi ritornare. E ricostruendo anche la sua immagine a più riprese. Partiamo dal presupposto che Ricky Martin, lo dicevamo prima, che nasce come il simbolo del macismo all'interno di una cultura fortemente macista, che è quella... Invece? Io lo sapevo che dovevamo... Ma perché deve sempre arrivare lì? Ma può? No, ma scusa, ma perché? Fa un gesto coraggiosissimo, che è quello di dichiarare la sua omosessualità. Guardate che non è una roba semplice. Parlo seriamente. Ditelo anche voi. Ci diceva il dottor Lo Sapio che è un espertissimo di musica sudamericana. Musica sudamericana. Ci diceva che effettivamente se tu dichiari, il problema è anche, cioè, chi fruisce di quella musica e ce l'ha in macchina con lo stereo, in qualche modo finisce per essere, cioè, additato, per costruirsi un ghetto. Esatto, quindi dal punto di vista culturale lui fa un gesto di rottura pazzesco. Coraggioso. Su rottura se dici qualcosa. Detto questo, lui avrà due figli con una maternità surrogata, e poi invece... Per forza!
E poi avrà un terzo figlio invece con questo, adesso con questo compagno, questo pittore siriano, e avranno un terzo figlio. La mamma lì è... non si specifica se sul magari l'hanno avuto pure. Boh. Ecco, un pittore, perché lui ama l'arte. I Pennelli. No, no. Ma come ma si scusate, fa? Ma è anche il notaio, cioè non si può pure. Ma lei che ma poi ma il notaio scusa, è l'arte, la Pennelli, no? Dipinge. Ma no? Lei si fa un rullo così. Lei rappresenta proprio, dovrebbe essere è vero, la parte costituzionale del programma. Ho visto le Gianluca Basile, non vecchia più. È un notaio di una vecchia generazione. Chieda scusa alle Gianluca. Di cosa devo chiedere scusa? Ho detto solo la verità. No, sono tutte fan di Ricky Martin, anche piuttosto anche loro, cioè, anche sfrenati. La cioè, prima fila ho sentito che con Ricky Martin gli piaceva, cioè, sì, quindi c'era porti io rispetto almeno alla prima fila, perché poi dopo poi era un deserto. Applaudeva solo un due o tre lì con delle manacce, quindi, andate dentro ragazzi. Quello che volevo dire, se è vero che contenuti sembra non ce ne siano tanti all'interno delle canzoni, nel senso non ci sono delle storie che ci possiamo raccontare, perché c'è tutta questa roba di muoversi, di cosa, che però è un po' nel senso della proposta latina. Però in realtà poi invece Ricky Martin è un personaggio che ha avuto ha cose da dire, ha cose da mostrare, no, ma io mi ficco dentro. Va bene, allora io passerei La vita loca, va, 1999. Di questo brano che è La vita loca. One, two. One, two, three, four. Bam, 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 bam. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel the premonition, this girl's gonna make me fall. It's not a bam, 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 bam. Bye.
Grazie. Sempre la Robertina. Ma bravi. Grazie Giorgio, grazie. Prego. Grazie. La vita loca, la vita loca. Non vi scandalizzate, ecco, se poi cantate è un po' come per di Vasco Rossi, voglio una vita, ma spero giudicare. È la stessa cosa. Questo dice vita loca, la vita loca, la vita spregiudicare. La vita senza pensieri, che delle volte è così vuota, ma delle volte può servire anche in un certo periodo della nostra, esistenza. Allora, prima di passare al brano della Bertè, perché ci sono tante iniziative. Prima di passare al brano della Bertè, io volevo chiedere. Sì. Perché ha cantato tutto il pezzo Robertina e poi a un certo punto si è dovuto mettere lei Bocop New York City, perché scusa? Non ho capito, non poteva cantarlo tutto lei. No, vado a spiegarla, anche se ci sono delle cose. Guardi, ma cosa vuol dire World Cup in New York City? Era una questione anche di, come dire, di integrità del brano, cioè non è che c'era lì un inserto che cantava cantava sempre. Cerca di mettermi in cattivo, ma cosa vuol dire in italiano World Cup in New York City? Mi sono svegliato a New York, ecco, sì, New York. Allora io seccando quella cosa perché è successo qualche cosa a New York City. Allora qui pochi ci crederanno, a parte degli amici intimi, credo che lo sappia solo DJ Vale. Io che qui presente anche perché poi devo parlare di una serata molto interessante, oppure anche il mio amico Franco Regitano, loro che mi conoscono da tanti anni sanno che io ho avuto un'amicizia con Ricky Martin, perché ci siamo veramente conosciuti a un festival tanti anni fa. E dove cretino che non sei altro. Io suonavo con un complesso, ecco. Bravo, grazie. Non è vero. Ci siamo tanti anni fa, abbiamo suonato a Roma in un mega, siamo diventati in questo cazzo d'albergo dove eravamo amici e facciamo non lo vogliamo sapere. Ma bene, piano, ma Roma, ma c'è, dove c'erano i bagni turchi. Ragazzi, fa un'impressione, non lo voglio. Vabbè, ma va bene, ma cosa col c'è? Cantante, bagni turchi, mi siete conosciuti. Ma no, bagni turchi, scemo. Scusate, ma mi fa ridere sto imbecille. Che bagni turchi, cretino, era un albergo. Col pianista con cui suonavo io, che era cubano, si è fatta amicizia una cosa e l'altra, e l'hotel si chiamava New York. Ed era appena fuori Roma, l'hotel New York era un 5 stelle. E allora mi sono permesso, accordandomi con l'amica Robertina, ho detto fammela dire a me quella frase, che viene la ricorda, mi ricorda tanto l'amicizia. Se lo porta nel cuore, vero? Sono cose vere. Io ho accettato, infatti, te l'ho fatto fare. Per quelli sono affezionato a Rick Martin, perché io ho visto più volte il loro show, è uno show terribile, bellissimo. Ecco, lei continua a fare il cretino, lo bue, poi dall'alto della sua posizione, lei è un notaio. È un notaio, però... lei è una figura istituzionale. Ma vabbè, ma cosa c'entra? Era solo per dire le cose come stanno. No, che c'entra il bagno turco, deficiente, scusa, le cose come stanno. Però... Va bene, il notaio l'ha messo a verbale adesso. Va bene. Che era col bagno turco. Diventa storia. Adesso, quando faremo, tra 40 anni ci saranno degli scemi che faranno la puntata su Vito Miccolis, dottor Rosa, diranno nei bagni turchi. Perché, ha conosciuto Ricky Martin. Il notaio alla fine vince. Queste cose poi girano. Va bene. Quella roba della vita loca, quella roba della coppa della vita a cui bere, quindi questa cosa del liberarsi è qualcosa che riguardava, come abbiamo detto, anche l'Italia. Di Loredana Bertè che si lascia andare al mare, in alto mare, però nel 1983 quel mare lì diventa, è quello che vi avevo raccontato, ci si sveglia e ci si accorge di svegliarsi in un mondo che non è quello che avevamo sognato, i sogni muoiono all'alba e il mare è il mare d'inverno, è un mare in bianco e nero, per cui è un mare in cui... Era gennaio forse, no? Che cazzo c'è? Cioè, è d'inverno, gennaio. Va bene, ma lei è notaio, ma perché deve sempre interrompere? Per essere esatti, per fare le cose giuste. Va bene, il mare a gennaio è un mare in bianco e nero. È una canzone di Enrico Ruggeri, è una canzone che lui dice ispirata al Lido di Marotta, sull'Adriatico, dove lui andava da adolescente, ma non è così importante. È importante che questo mare in bianco e nero, intanto fai conti con
quello che in qualche modo ci ha illuso e poi al risveglio invece non riesci nemmeno a rifocalizzare, a vedere a colori, ma lo vedi in un bianco e nero che forse è più realistico, è più, ha quel parossismo dentro che è delle foto in bianco e nero. Le foto in bianco e nero ti restituiscono meno del reale, ma tanto più dell'emozione. E infatti le foto d'autore sono ancora principalmente foto in bianco e nero. Tutti della Juve sono. A me non doveva dire così, no? Ma perché ma poi è bianco e nero? Vabbè, ma incita anche gli animi. Ma come che se ne frega? Ma non siamo a qui studio, a voi stadio. Bianco e nero è venuto in mente la Juve. Ero riuscito per una volta a arrivare quasi in fondo alla. Ma portate pazienza, giovanotto, non vi irritate, state calmi, ecco. Se fosse un romanista lo posso capire, che sa, un peperone che brucia, però gli altri state sereni, cari. Faccia finire. Il mare d'inverno è qualcosa che ti restituisce anche, l'abbiamo detto, che la febbre del sabato sera sembrava sollevare. Eravamo tutti Tony Manero, eravamo, io ricordo il notaio Lobue vestito d'abiti molto fascianti. No, io perché... me lo ricordo. Sì, non è vero. Io me lo ricordo. Come un'iguana in calore. C'era un bel fisico, quel cornuto abbattuto. E ballava tutto. In questa situazione anche un po' di disagio sociale, in qualche modo la discoteca, quel ricordo lì, già in questa canzone qui, è la discoteca piena di bugie. In qualche modo si fa i conti col reale che sopravanza e con col peso che si porta addosso. È un bilancio con cui faremo i conti. I bilanci per Loredana Bertè sono qualcosa che... Loredana Bertè ha cambiato pelle mille volte e ancora una volta è riuscita a risalire. Questo mi dispiace. E non va... Non lo sapevo, quindi no, sono sincero. Se è successo, no, non ho stato morale, ma, sì, non, sì, sì. No, ma perché no, sono stupido, sai, io. Quelle sono anche brutte cose. Comunque, il mare d'inverno è qualcosa che se ci dà una dimensione, se c'è questa preponderanza del bianco e nero, alla fine ci esplode dentro come una granata. Bianco e nero, granata. E poi sono io, eh. Va bene, allora se ho ben capito... Questo è il mare d'inverno. Sì, ha capito bene. One, two, three, four. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. Mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già spiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade, ed io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Posso guardare così perché questo vento agita anche a me, questo vento agita anche a me. Passerà freddo e la spiaggia lentamente si colorerà, i giornali e una musica banale si diffonderà, nuove avventure, discoteche illuminate piene di bugie.
sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplessa in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare. Grazie. Dottore, l'hanno abbandonata. Questo lo doveva fare tutto il pubblico proprio. Doveva essere un... questo doveva essere. Ma il pubblico è. Pubblico timido stasera. Il pubblico. No, ma io sto notando. Sto sentendo un pubblico molto. Non vale. Ma voi scusi, sto ancora parlando. Infatti. Dove deve andare stasera? Non è che si mette subito. Dove deve andare, è un pubblico molto attento. È un pubblico. Te prima vedevo quella signorina bionda che cantava, questa meravigliosa ragazza con gli occhiali che cantava, la signorina che continua a non cantare e non a divertirsi. Ma ecco. Questo vento. Però anche quello è un sentimento. Cioè, è bello, è un sentimento. È un pubblico. Sì, eterogeneo. È un pubblico. Scusi un attimo. Usare eterogeneo. E tu, eterogeneo, te ne sei beccate due stasera. Eterogeneo non è una brutta parola, scusi. Ma non era. Non è che sono pezzi di stracci che dobbiamo dargli dell'eterogeneo. Ma guarda che non è un'offesa. Ma non ha offeso. Va bene, allora abbiamo un pubblico fantastico. Chi ama da finire combatto, un pubblico combatto. Un pubblico... grande, un pubblico. Va bene, va bene. Allora, notaio. Allora è arrivato il momento delle votazioni. Votiamo per il primo pezzo. Ecco, scusi se ne interrompo. Dica. Notaio ha voglia di dire: votiamo per questo pranzo. Uno, due, tre, grazie. Così lo lancio. Oh, è carino. Palle, è va carino. Bene, allora faccio uno votare così. Ma che notaio è? Allora, votiamo per il primo. Non lo paghiamo un cazzo, evidente. Per il primo pezzo eseguito di Ricky Martin, La Coppa della Vita. Uno, due, tre. Questo vento. E adesso votiamo per il secondo pezzo eseguito di Loredana Bertè, Il mare d'inverno. Mi chiamano. E qui non si già sa, lo non chiamano, si sa. Mi chiamano già durante l'applauso. Perché è qui bisogna che entri tra di noi, il VAR. A distanza di 10 volte non hanno capito un cazzo. Però. Allora, giustamente il notaio ha detto, quando c'è una contestazione c'è abbiamo la tecnologia, il VAR. Esatto. Adesso qui sopra noi abbiamo l'ispettore Ginko. Ah, c'è Ginko. Che controlla il VAR. Cos'è, il VAR è staccato? Adesso. È staccato, lo devo inserire. Ecco, ha visto, guarda, guarda, si vede. Ma che si bello, vede. Si vede. Però. Il VAR non sbaglia mai, però. Non sbaglia mai. Bisogna dire che la seconda votazione è andata a vantaggio di Ricky Martin. Va bene. Allora poi ci sarà la sfida finale. Adesso siamo 1-1. 1-1. Facciamo una pareggio. Va bene, io colgo l'occasione, amici, per invitarvi questo sabato sera, sempre qui al Boffi, al birrificio delle officine, dove soprattutto adesso voi siete tanto giovani, io vedo gente molto giovane. Sì, c'era un bambino. Ma il bambino se n'è andato. Dov'è il bambino? L'avete mangiato? Quando ha detto no, siete children. Comunisti? Avete va bene, bambino? Ma il bambino si sarà pisciato addosso. Già. No, è un bambino. Un bambino.
Ecco, allora, questo sabato c'è una serata per proprio non per quelli, come dire, primi pruriti, ecco, no? Per le persone che hanno già sui 30 anni. Poi c'è una serata bellissima dedicata alla disco, alla musica discoteca degli anni 80, ma bella, con degli interpreti particolari, perché stiamo parlando di special guest Beppe Loda. Chi se lo ricorda Beppe Loda, il DJ che ha fatto l'afro, che ha suonato, ha messo i dischi, ha messo in i dischi locali come qui a Torino il Bikini Penta, la Baia degli Angeli, ecco, tutto quel, il Typhoon, tutto quel circuito lì di discoteche. E ci sono anche dei DJ bravissimi come Igor F.H., Tony Negro, DJ Vale, e addirittura c'è anche Ciaffo, ecco. C'è anche Ciaffo, e poi devo dire c'è un live percussion set. Io non so se forse stanno sbagliando, perché sono dei nomi molto grossi, addirittura dicono Vito Miccoli sarebbe, però, ma no, sono proprio dei nomi grossi. Al funk, al soul, all'afrobeat, ecco, una serata questo sabato qui, l'ingresso è 10 euro, ma chi acquistasse il biglietto stasera, grazie a Canzonando, abbiamo un... è vero, un connubio con questa serata, una joint venture. Ecco, chi acquistasse il biglietto stasera risparmia 3 euro, che sono poi quelli della il metropolitana, caffè. 3 caffè, anche un room, un cocker room. Ecco. Quindi io vi invito veramente numerosi questo sabato qui al Boffi per la serata Vena Funk, Vena Funk, con DJ Vale, Tony Negro, Igor Funk, Ciaffo, Beppe Loda e tanti altri ospiti. Ecco, fate un applauso, vi aspettiamo veramente, vi aspettiamo numerosi, perché non è semplice avere ospiti come Beppe Loda, come DJ Vale, come Igor, Tony Negro e Ciaffo, non sempre li troviamo a esibirsi. Va bene, noi vi ringraziamo per l'attenzione. Tra l'altro dovrebbe esserci qui DJ Vale e anche Igor, vede, sono lì. Guarda, non vogliono essere disturbate, c'è anche Ciaffo. C'è anche Ciaffo, non ha voglia di, perché, di dar troppa confidenza, però ci saranno anche loro, ecco, questa serata. Va bene. Allora, prima di andare alla fase finale, perché siamo arrivati al momento, c'è una caldo. Cosa che mi preme particolarmente, la rubrica che rubrica? Si chiama Il Dimenticando. Oh, ma che palle sta quello cosa. Che va bene, ma lei non può dire che palle, no, scusi, però sempre che palle, ma lasci perdere, ma non interessa nessuno, ma non è vero, è una formula notarile, lui vidima dicendo che palle, cioè. Noi vogliamo dimenticare un artista per quale motivo? Perché delle volte ci scordiamo di alcuni ci scoglioniamo che ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto danzare, ci hanno fatto anche pensare a ma cosa male. Sta facendo la nostra ospite, scusa, che la stavo vedendo da prima, la maglia gli avevo chiesto facendo. Se mi faceva per favore un maglione un paio di mutande rinforzate, se poteva fare l'unico maglione a Mao di lana, perché li ha tutti sintetici, almeno uno di pura lana se poteva farlo. Ecco, stavo dicendo, e noi spesso siamo incrati. Dove vai? Che gliene frega lei? Scusa, dove vai? Signorina, dove vai? La sciolta? La lapegno. Scherzo, era una battuta. Ha bevuto la barbagliata, forse. Vada avanti, ma non si mette a ridere perché ancora è ancora inverno, quindi è ancora stagione di cioccolata, ci sta, no, vabbè, ci no, sta. Questa è stagione di compagni di scuola. Facciamo una figura. Quando diciamo queste cose, noi ci perdiamo 50% di pubblico, perché ho sentito delle signore che facevano... Lei ha detto la sciolta, no? Sì, perché è veramente di cattivo gusto, scusi alla signorina che si era alzata. La risata del notaio è inquietante. Comunque, cioè, la risata... questa settimana lo Bue deve andare in giro ancora a fermare... qualche passante deve girare. Sì, qualcuno ma nessuno vuole rispondere che qua. Ci dica chi vorrebbe dimenticare, quale canzone vorrebbe mia suocera noi
noi le abbiamo, non è una canzone, noi le abbiamo tutte e praticamente la canteremo per dimenticarcelo in maniera definitiva. Allora, lo come bue, jukebox, non ne abbiamo veramente tutte. È ancora là, la volevo vedere in giro. Ma il cavo è corto stasera. È corto. E va bene, allora fermati corto. Sabino, lì va bene. Ho trovato un signore con la barba e gli occhiali. Finalmente un uomo. Le passo il microfono. Ecco, allora facciamo finta. No, tanto non è telefonata. Allora, tra l'altro non è un uomo, è una donna con dei problemi enormi, mi pare di capire. Le chiedo scusa, loro sono un po' faciloni. È un uomo o una donna? È una donna. Sembra un uomo, ma è evidentemente una signorina. Allora, buonasera, come si chiama? Farò l'uomo. Come si chiama? Giancarlo. Giancarlo, che bel nome Giancarlo. Sì. No. Viveva ai Murazzi. Sì. Vabbè, allora vorrei seppellire una canzone questa sera. Aspetta, un attimo, non è così. Io vorrei che tu aspettassi un attimo. Giacca, prendi iniziativa. Complimenti per l'intraprendenza, però. Ecco. Sì. Allora, volevamo solo sapere. Già. Prima dobbiamo far cadere tante volte. Leggi offerto da. Ecco, allora volevamo sapere che Giancarlo, lei è fidanzato? Abbastanza. È lì? Non ha voce da fidanzato. Questo mi sembra. Sono fidanzato esperto, nel senso che sono avanti nel programma, già un po' sposato. Ecco. Ah, è anche sposato. Esatto. Questo mi sembra uno che. Questo domani lo troviamo nelle pizzerie a rompere i coglioni alle donne all'8 marzo. Questo è classico. Cosa c'è? Ma cosa fa? La voce. Cosa fa lei? Cosa fa di mestiere lei? Cosa fa lei? Finalmente il pensionato. Ah, fa il pensionato. Questo è un buon partito. Quota 100 lei? Quota 100? Di più. È rarità, rarità. Questo mi sembra uno che cosa c'entra? Ma scusa. Questo mi sembra che va a mettere la pubblicità nelle buche. Lo bue, guarda i polpacci, sono gonfi, c'hai i polpacci grossi, vai a vedere il dito, c'ha il callo all'indice. Ma che gliene frega lei? Perché a voce fa? Di quelle del. Ma ho capito, anche a me se vuoi, ma cioè, mica dobbiamo fare le miserie qua. Mi sembrava uno. Prova a mettergli davanti un citofono, diventa pazzo. Va bene, Gianfranco, noi scherziamo. Eccomi qua. Gianfranco e Giancarlo. Carlo. Esatto. Carlo. No. Allora, come si chiama? Giancarlo. Ah, va bene. Gian, ma non hai detto che posso chiamarti Unisci. Ma non ha detto che è maschio, mo si chiama Gianna. Gianna, senti un po'. Quale canzone, quale cantante vorresti dimenticare? Gian, ti chiamo Gian. Sì, così, va bene. Allora, vorrei dimenticare. Ha una bellissima voce lei. Peccato che è sposato. Perché questo con la pensione io e te, sai come ci divertiamo? Io non faccio un cazzo, tu mi vai. Faccio ballare la sampa io. Va bene. No, c'ho i reumi, non posso. C'è il reumi, va bene. Michela, la come si chiama? Gianfranco. Come fare la Michela? Quale cantante, quale musica la vogliamo dimenticare? Allora, voglio dimenticare Orietta Berti. Ah, tutta proprio. Una canzone. Tutta o basta una canzone? Perché sennò dobbiamo farle tutte. Finché la barca va. Lasciala andare. Il testo l'aveva scritto un Napoli, sai? Finché la barca va, lasciala andare. Non remare, quando mai? Va bene, allora hai scelto la canzone giusta e ti soddisfiamo subito con la cosa che tu hai scelto. E vaffanculo a me. Non ci siamo su questi leggi. E a te con sti leggi del cazzo da 4 soldi. Ve la siete voluta. Scusate. Va bene, allora hai scelto la canzone giusta che ti andremo a far ascoltare, Lisa degli occhi blu, di Mario Tessuto. Thank you.
dagli occhi blu, senza le trenze la stessa non sei più. Scusate, non è che siamo al karaoke. Canto la vogliono dimenticare tutti. No, la vogliono dimenticare. Allora, tutti. Allora, vi diciamo noi quando cantare. Si lasci aiutare. No, l'inizio si è delicato. L'inizio è delicato. Ma non è contento. È perché erano c'è il titolo dalla... nell'inizio. One, two, three, four. Linsa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne va. Eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore tu, ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono. Il nostro amore è cominciato lì, fissa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più tu. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Silenzio fra noi, vorrei lasciarti ma tu ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita. Scusi, ha tagliato un pezzo. Che è successo? Ma c'era un altro pezzo, scusi. Mi dispiace, non volevo essere didascalico, però non riusciremo a dimenticare. Non riusciamo a dimenticare. Questa si dimentica, questa si dimentica. È venuto meno il rito. Quasi fino a ieri mi chiamavi amore tu, ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono più. Classe seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove in silenzio tra noi, vorrei parlarti ma mai. La primavera è finita e forse la vita comincia così. Va bene, grazie. Ringraziamo il nostro amico che si è prestato, che è stato gentile, facciamole un applauso. Come si chiama già? Grazie Giancarlo. Gian. Va bene, noi siamo ormai, Olmotti, siamo sì. al momento cruciale. Certo. Qui si lanciano le carte forti, ecco, si lanciano sì, le briscole. Le briscole. Voglio ricordare al nostro pubblico che con questa manche finale, in qualche modo, il voto decreterà il vincitore. Perché certo. Abbiamo una parità, ha vinto esatto. Loredana Bertè alla prima manche, alla seconda manche, siccome siete duri, sono 10 volte che facciamo sto spettacolo e non capite che se vince subito uno le due volte la terza. No, ma tanto abbiamo un VAR, sì. E comunque adesso a parte abbiamo. Cosa sta facendo lei con Pupazzetto lì? Limone con Napulotto. Gli ha tolto la barba. Io questo ci tengo come fosse un figlio. Sì, non è. Se lo tratto bene.
Va bene. Infatti l'ha buttato via. Ma è come Barbie, ha un equivalente femminile, anche la Napulotta ce l'ha. Già sì, era, sì, ci sono, poi le porteremo le prossime volte. C'è Nduia, c'è... No, c'è Jessy. Jessy, sono un coglione, Jessy, è ovvio. Jessy. Che non è una toilette. C'è Jessy, c'è Jessy. L'umorismo notarile è sempre alto. Veramente, si vede che... cioè, sta diventando un cafone. Non era così. No. Ha studiato dai frati Barnabiti e si vede. Cioè, infatti, erano tutti la barba lunga. Barbabiti. va bene, non faccia il cretino. Vada avanti, anche lei non gli dia. No, è vero. Dai, diciamo che allora ce la giochiamo con due canzoni. Io direi, mentre abbiamo cercato di collocarle nel tempo, nello spazio, queste due canzoni hanno una... per entrambi gli artisti, e il primo è Ricky Martin, no? Il primo non ho ancora capito. Sì. Quindi sono due canzoni fortemente iconiche, io non mi soffermerei troppo, se volete poi ne parliamo. Però diciamo già i titoli e da sole si spiegano. Una cosa c'è? No, ma si sta caricando. Sto ripassando, non ci preoccupa. No, però io ho paura. Ma perché non passo sopra cavalcavia? Perché adesso non è che lo dico, non è semplice fare in tre musicisti la musica di Ricky Martin. È vero. Fatta con 14-18. Ma infatti per me è umiliante stare qui, però vedendovi fare tutta questa fatica è un po' mi vendico. Cioè, li vedo, è un trasloco fare Ricky Martin, è evidente. È veramente una fatica. Sì. È un'immagine che usava Omero. Sì. Però diciamo pure che la prima canzone che abbiamo selezionato sono le due canzoni in qualche modo di riferimento per entrambi gli artisti. La prima è Un, Dos, Tre, Maria. L'altra è cos'è? La vita loca. È vero, male la vita loca. Ma come la vita loca? C'è già stata la vita loca. Fatto, Ciuccio, no, maledetto, sta dicendo le due canzoni di riferimento. E la luna dei due. Maria adesso, Maria. E la luna bussò, una canzone potentissima, una canzone di grande effetto, di grande enfasi, ma fatele, io non so più che cazzo dire. Giorgio Olmotti. Senza di lui non potremo fare. Uepa! Un, dos, tres! Un pasito parante, Maria! Un, dos, tres! Un pasito parante. Un, dos, tres! Un pasito parante, Maria! Un, dos, tres! Un pasito parante. Pero ese veneno se te quiere enamorar. Así es, María. Venga, sentiente, via. C'è un problema di tonalità. Vabbè, ma potevamo fare un ton sul ton. Ma potevamo fare un ton sul ton. Perché io glielo ho detto. Ma guarda che non se ne era accorto nessuno. Non partiamo con quel OEO. Partiamo con Barbie. Ve ne eravate accorti. Ma non se ne era accorto nessuno. Se vogliono far fare al pubblico, magari. Se vogliamo fare, magari possiamo. Sfruttiamolo, già che c'è, glielo devi la faccia da fare, così partiamo giusti. 1, 2, 3, 4. Ella è una mujer especial, come caída de otro planeta. Ella è un labirinto carnal che ti attrappa e non te entera. Así es, María, tanta como día, pero è veneno si te quieres enamorar. Así es, María, tan caliente fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Opa! Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para oh.
pietà e condanna poco a poco. Ella è un espeimo sexual che te vuelve loco, loco. Así es María, bianca como el día, pero es veneno, se te quiere enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebe de seguro te va a matar. ¡Epa! Un, dos, tres. Un pancito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pancito para atrás. Un, dos, tres. Un pancito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pancito para atrás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, 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 María. Un, dos, tres. Un pasito pa'atrás. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' huepa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante. Ma così non vale, eh? Perché? È perché avete fatto la giunta, non vale fare la giunta. La giunta. E non vale, adesso va, adesso anche il pezzo della Bertè è fatta la giunta. No, spieghi come mai sei irritato. È perché dovete fare le cose giuste, dovete fare le cose giuste. Ma cos'è questa giunta di cui parla? E avete allungato il pezzo, non va bene. E però è lei... Scusi un attimo. È vero che hanno allungato il pezzo? Oh. Scusi un attimo. Scusi. Dica. Ti ho detto mille volte che dal vivo di non farle giunte. Facciamole quando siamo tra di noi. Quando venite nella villa mia facciamole giunte. Sì, perché c'è bisogno del coro. Va bene, abbiamo... abbiamo chiarito allora. Ma noi siamo sempre in armonia, sempre in armonia. Sì. Un, dos, tre! Ancora! Non va, bene. Basta! Un pancito para atrás, un, aquí me muere María. Un, dos, tres. Oh María, te quiero que te pasas. Sí. Adesso voglio vedere se anche l'altro pezzo fate così. Va bene. Sì. Vediamo, Beh, l'abbiamo anche un po' sbagliato, dai. Non importa, no, perché eravamo partiti con un'autorità. Io in cuffia, in spia, non sentivo bene la tonalità. Ho preso la tonalità. No, lei l'ha fatta apposta. Di mia sorella. E lei allora, l'ha fatta apposta. Va bene. Allora, vuole dire qualcosa sulla. No, no basta. L'ultimo pezzo mi dichiaro prigioniero politico. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. L'ultimo pezzo. La luna bussò. È l'ultimo pezzo. Mi raccomando la giunta. Cosa? Eh sì, la giunta, dovete farla anche quella. Non so se si può. Si fa, si fa. Di no
luna, c'è bisogno della luna, e allora giù, giù, giù. Questa è la giunta. È la giù, giù, giù. È giusto. Ma come facciamo a fargli cantare? Napolotto Vito. Umma, 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 umma. Luogo mafia. Vuoi living vibration? Living vibration con confon. E in bambi, mamma, 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 mamma. Ai, 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 io come ma con te. Abbiamo fatto la giunta, abbiamo fatto la giunta. Va bene. Ma quello che è giusto è giusto. Perché è già collegato con Gico? Perché sono collegato col VAR. Allora, vabbè, ma non hanno ancora votato. Io vi dico, sono collegato. Ma forse perché vuol far votare anche da casa, perché stasera c'è un sacco di gente che ci ascolta anche in streaming, che salutiamo. Da Londra. In streaming, anche da Londra. Anche da Londra. Certo. Aspetti, non urli, non urli. Sentiamo Mao. Mao, quanta gente ci sta ascoltando? Su quel foglio c'è scritto parecchio, c'è un sacco. Dica delle palle, sembrano due là. No, ci sono circa 500 persone raggiunte. Anche da Londra. Ecco, Londra, soprattutto, no? Da Londra. Prima di dare il via al voto, io volevo dire al pubblico, cercate di dare un voto consapevole. Sì, ma lei non deve influenzare la gente. Io non influenzo nessuno, dico solo una cosa, Chi esce stasera non viene più, sarà squalificato. Quindi se Maria, ma smetta! La prossima volta portiamo una ventina di musicisti, tutti maschi. Ma va. Delle maschi. Però non va bene così, non va bene. Lei deve influenzare sempre, non va bene. Va bene. Allora dica 1, 2, 3, se lo ricordi. Certo, dico 1, 2, 3. Certo, prima l'aveva detto una volta sola. Abbiamo deciso adesso, però. Anche. Ha ragione. No. Allora, adesso siamo portati a votare per. Maria, un pezzo di Ricky Martin, prego. Ma non è 3, ma deve fare 1, 2, 3. Ma come si fa? 1, 2, 3 l'ho detto. Non l'ha detto. Madonna. Bon, basta. Senti che roba. Senti la piccionaia, che ignoranza ce l'è. Quella sana, quella vera. Non quelli. Questa è la curva, è la curva Napulotto, questa. Senti che mani che hanno, gente che lavora, c'era 1, 2 focacce, avevo buono. E adesso invece votiamo per il pezzo di Loredana Bertè e la Luna Bussò. Sì. Va bene. Sì. Va bene. Sì, ho capito. Vabbè, ma non è la durata, non ho è capito, la durata. Ho capito. In questo caso non è la durata. Anche la durata. Mi manda il video. Che video? Poi è l'ispettore audio. È l'ispettore Ginko che è sopra il VAR. Lui non è sessista, è al VAR. Cioè, qui stiamo sopra facendo c'è l'ispettore Ginko e Ezio Badola. Perché c'era prima Marcello Fiasconaro, l'abbiamo mandato via perché lui lo so, perché anche lui conosce Marcello Fiasconaro. Comunque adesso guardiamo il video. Ma che cosa ci sarà in questo video? Riprendono tutti gli applausi per vedere se qualcuno ha votato per uno, ha votato per l'altro. Si scoprono gli altarini. Mi dispiace. Cioè, tutta questa fila ha votato due volte, perciò non vale. E perciò
e per il punteggio va a Ricky Martin. Ma dai, ma siete tremendo. E ha detto che mi pagava caffè. Ma no. Vabbè, ma voglio essere comprato. Ragazzi, è uno scandalo. No, no. Fate bene a votare 5 cioè, stelle. Il VAR ha parlato chiaro, sì. Infatti. È un notaio. Infatti, cioè. Non lo so io, Il VAR è stato così. Mi dispiace. Con le due file hanno votato due volte, non va bene, perché ve l'avevo detto, perciò quindi noi non possiamo. Infatti. La parola del notaio è interrogabile. Interroghiamolo. Quindi io sinceramente non se lo aspettava. No, lui se l'aspettava. Io lo speravo, me l'auspicavo. Quindi anche vestito uguale. Ma quindi quella roba che ti ha dato il suo mezzo panino. Vabbè, no, non quindi ci spiace per chi. Così, però lo sport è questo, c'è infatti. A volte che si vince e a volte onesti, che si perde. Soprattutto. Quindi vince questa ultima puntata della qualificazione, poi vi faremo sapere come, facciamo. Chi e quando ci saranno i quarti e le semifinali, ma questa sera vince lui da Puerto Rico. Voglio vedere le altre canzoni cosa lui dice. È un newyorkano, ovvero un newyorkese di Puerto Rico. Vince Ricky de la Vega Martin. Ma cos'è? È parente di Zorro? Un, dos, tres, un partito parante Maria. Un, dos, tres, un partito patrà. Un, dos, tres, un partito parante Maria. Un partito, uepa! Pero es veneno, se te quieres enamorar. Así es María, tan caliente fría. Y si te la bebes, de seguro te va a matar. ¡Uepa! Qué avete fatto il giuntone proprio. Grazie, grazie. Voglio va vedere bene. Preparare altri tre pezzi. E allora, adesso voglio vedere one, cosa cantano. Guanciu tequila. È stato un po' scandaloso, però, cioè posso dirlo? No, vabbè. Cosa scandaloso? E allora, amici, volevamo ringraziare questa sera il signor notaio, il dottor grazie! Savino Lobu Argenton. Bravissima, bellissima. E anche grazie a lei che ha vinto Ricky Martin, perché ha cantato meravigliosamente La Vida Loca. E lei, Robertina Magnetti! Alzati in piedi, prenditi questo applauso, Roberta! Bravissima! Noi a questo povero uomo lo mettiamo in croce. Perché ogni volta, lui che è uno storico vero, tra un paio di mesi in tutte le librerie uscirà Io e i Dori, l'ultimo libro sulla storia dei Dori del dottor Giorgio Olmotti. Eppure nonostante i Dori Ghezzi, quelli proprio... Sì. E nonostante questo lui è qua insieme a noi, noi lo mettiamo in difficoltà, gli diciamo all'ultimo chi deve studiare, studia in 5 minuti, fa degli abbinamenti, si attacca ai vetri. Io gli farei un grande applauso a questo grande intellettuale, Giorgio Olmotti! E adesso veniamo a ringraziare il trio socialista.
basso del trio socialista e sostenibile in Marciano, Ray Martino. Si può anche parlare facendo la clave, io parlo comodamente del più del certo. Meno così. E alla chitarra e alla voce, preziosissimo come sempre, io chiederei un grande applauso per Mao. Può anche battere le mani seguendo, sono preparatissimo. Ok, giusto. Adesso cambiamo clave. No, come no, cambiamo? No, così. Era con quella clave lì. Attenzione. La clava. Adesso vediamo com'è. Come dottore? Questo è un decasillabo. Oh. Ce lo suoni col piede. Ah, noi aspettavamo lì. Il piede aspettiamo. Beh, vabbè. Fategli uno scherzo, non l'hanno capito. Andare via. Non l'hanno capito. No, non ho capito, è troppo, così è troppo difficile. Ma non l'hai capito, non so. Ed è con questa clave che noi siamo lieti di presentare al caon, alle percussioni, alla voce, quasi questa sera trasformato, veramente accalorato per la causa di questa musica, diciamo newyorkese, posso dire così, newyorkese? Sì, una musica... Senti che bravi, eh? Solo per lei, eh? È bravissimo. Non traditevi. Signori, signori. Siete parlato all'estate, ragazzi. Alla voce e anche all'abbigliamento una certa mise en scène di un certo tipo, lo faccio vedere, lo faccio vedere. Yeah! Il questo... dottor Lo Sapio! Ci siamo dimenticati, ma perché sono molto importanti, quindi non possiamo non ringraziare Bruno Ferreira alla fonica, un grande applauso, e Sergio Olivato alla tecnica. Danilo Samà che ci segue da Bruxelles. Danilo Samà. Samà, il nostro Danilo Samà. Bene. Canzonando! Ciao a tutti! Grazie! Ci vediamo il prossimo giovedì con Roba Forte, tra due giovedì con i quarti di finale e... E chi ci sarà ai quarti di finale? Vi do l'appuntamento, fate i cazzi tuoi. Vi do l'appuntamento, dobbiamo fare ancora gli abbinamenti. Vi do l'appuntamento questo sabato a questa grandissima serata di musica con dei DJ veramente molto bravi. Vi aspettiamo questa sera, poi ci sono anch'io sabato, quindi faremo allora una grande festa con DJ Vale, Tony Negro, Igor, Ciaffo e Beppe Loda. Ciao a tutti, grazie di cuore. Ciao, grazie. Robertina!